Wella, ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati sul mio canale, benvenuti in un nuovo video, in un nuovo episodio della nostra carriera su FIFA 23 con il nostro Bari. Allora, stavo un pochino guardando prima di avviare la registrazione quella che è la situazione del calendario, perché abbiamo due partite contro Verona e Sassuolo oggi, poi nell'episodio dopo avremo Inter e Fiorentina e poi si apre il calciomercato invernale, il calciomercato di gennaio di riparazione, in un contesto in cui si vanno ad affrontare però Lazio, Milan e Napoli consecutivamente. Quindi, insomma, una bella sfida e nel mercato di riparazione non so, effettivamente vi dico la verità, non so se faremo qualcosa oppure tenteremo di risparmiare, visto che stiamo andando bene, per eventualmente investire tutti i soldi che prenderemo alla fine del campionato in qualcuno, per, diciamo, sperando, facendo corna. Se continuiamo così, anche che non vinciamo il campionato, comunque dovremmo riuscire ad entrare in Champions League e in quel caso servirebbe, per andare bene in Champions, qualche investimento veramente, veramente grosso. Siccome siamo con fondamentalmente le pezze in quel posto, a livello economico, dobbiamo risparmiare se vogliamo fare qualche colpo di mercato importante. Quindi la mia idea in questo momento, stiamo andando così bene che non c'è proprio bisogno di fare acquisti, ma vedremo appena inizierà il periodo di calciomercato. Allora ragazzi, andiamo a giocare, anzi andiamo a fare prima la formazione, chiaramente, che giocherà contro l'Hellas Verona. Ricordiamoci che Colombo è tornato al gol, it's back, Lorenzinho Colombo, che dirà, se ne vuole andare, quindi potremmo iniziare un processo di sostituzione effettivamente tra Colombo e Khedira, però in questo momento Khedira ci dà tante certezze, perché privarcene? Stessa cosa tra Volpato e Verdi comincia a diventare grande, nonostante ciò devo dire che regge bene il suo overall, però Volpato sta crescendo diciamo alla distanza e già ha segnato un paio di gol nelle ultime partite e quindi tanta roba. Piove a Bari e al San Nicola, ma questo non ci fermerà. Il gladiatore Perrone, Khedira, fermato. Adesso Magnani, che tra l'altro è un centrale che mi è sempre piaciucchiato abbastanza, ma non è mai riuscito a fare il salto di qualità per arrivare in una big. Adesso attenzione a Kevin Lasagna. Attenzione alla palla dentro. Pavlovic, un grande intervento. Vince il rimpallo il Verona. Vantaggio Hellas a Bari. Il gol di Barak. Credo sia Barak, che è tornato dal prestito alla Fiorentina, adesso è di nuovo al Verona. Che sfiga clamorosa, l'intervento di Pavlovic era giusto ma ha mandato completamente fuori tempo Scalvini. Poi Barak da là non può fallire col suo mancino, ha un ottimo tiro Barak, Antonin Barak. Peccato, l'intervento di Pavlovic era perfetto, solo che già Scalvini stava andando sul pallone e si è ritrovato totalmente fuori tempo. E allora gol sfortunato preso da noi, cerchiamo di rimediare, non è successo niente, ancora è presto. All'illusionista Fagioli, Gunter. Sta giocando però bene il Verona, che quest'anno non sta facendo una stagione clamorosa come la scorsa, però sicuramente non può essere diventata scarsa di colpo, ecco. Altra ripartenza del Verona che si fa molto pericoloso adesso, quando ha campo per correre. Lazovic, palla dentro, chiude ancora Pavlovic, ma finisce il primo tempo con il Bari svantaggio in casa. La capolista è sotto contro il fatal Verona. Il Verona che l'anno scorso è andato benissimo, che quest'anno sta soffrendo, ma che in questo momento si trova in vantaggio col gol di Antonin Barak al nono minuto. Si riparte allora dall'1-0 per il Verona, inaspettato, qua al San Nicola. Stiamo soffrendo tanto, stiamo avendo tante difficoltà a creare azioni, perché il Verona è messo veramente, veramente bene. Va a chiudere, a raddoppiare Scalvini, adesso Muldur prova a riproporre per l'illusionista Fagioli. Palla per Khedira. Si inserisce Maiello, attenzione a Raffaele Maiello. Maiello vuole andare fino in fondo. Maiello, il tiro è fuori. Che peccato, se lo sarebbe meritato, ma non è proprio cosa sua. Infatti ha calciato veramente in maniera terribile.
Questo era il tiro alla Scheidler, se veramente dovesse andare la palla dove dovrebbe andare quando si tira in questo modo, e non quando tira Scheidler. Barak, lo scambio, attenzione, adesso alla Sagna davanti alla porta, palo clamoroso, non esce la palla e non arrivano i cambi e noi siamo stanchissimi. Fagioli allarga per Muldur, attenzione al passaggio dentro per Scheidler, il colpo di testa stavolta era veramente difficile perché era totalmente di spalle rispetto alla porta. Adesso siamo in zona Scheidler, vediamo se ci fa come al solito il miracolo. Perrone prova a cambiare gioco e lo fa bene per Volpato, grande stop di Volpato che prova ad andare sul fondo, viene sbilanciato e poi perde il rimpallo e finisce qua. Finisce qua ragazzi, credo questa sia la prima sconfitta casalinga del nostro Bari. La sconfitta che abbiamo fatto non nello scorso episodio ma in quello prima col Torino, non mi ricordo se era in casa o fuori casa. Sta di fatto che perdiamo la seconda partita di questo campionato, ancora non contro una big. Perdiamo male perché questa volta, con tutto il fatto che probabilmente la partita era da pareggio, sicuramente abbiamo giocato tecnicamente molto male e la pioggia forse non ci ha proprio aiutato, ecco. Allora ragazzi, prima di andare avanti vorrei fare una cosa importante secondo me, ovvero, visto che ci sono dei giocatori da noi che stanno giocando chiaramente fuori ruolo, vogliamo in qualche modo fargli acquisire questo secondo ruolo. Per esempio Scalvini è un difensore centrale, ma nell'Atalanta, nella realtà, lui fa anche il centrocampista centrale, ok? Quindi è possibile dargli questo compito? Noi possiamo metterlo come centrocampista difensivo e io vorrei che effettivamente acquisisse questo altro ruolo. Poi per quanto riguarda Niccolò Fagioli, che è un centrocampista difensivo, centrocampista centrale e centrocampista offensivo, in questo momento, con tutto che ha tre ruoli possibili, noi lo stiamo facendo giocare in un altro ruolo, ovvero esterno destro. Quindi io vorrei effettivamente dargli questo ruolo di esterno destro, in modo tale che ci può dare una mano in maniera ufficiale in quel ruolo. Così come anche il gladiatore Perrone, che in questo momento si sta allenando da COC, ok, anzi ha acquisito il ruolo di COC, quindi anche di centrocampista offensivo. Perrone è veramente una bestia comunque ragazzi, è più forte di Fagioli di tanto. E però vorrei anche lui che avesse l'allenamento da centrocampista esterno sinistro, visto che è il ruolo in cui sta giocando adesso e può sicuramente acquisirlo. Giuarà, visto che lui è infortunato, da infortunato si allena? Non lo so. Se si allena, io vorrei che diventasse un esterno. Lui è esterno offensivo, esterno sinistro, però offensivo, un'ala sinistra. Se invece diventasse magari anche un'ala destra, così che può giocare sia da un lato che dall'altro, non sarebbe male. Ok, alla destra, perché alla sinistra già lo è. E direi che può bastare così, ragazzi. Ed eccoci qua, ragazzi. Allora, Verdi non so perché è super stanco. Non so cosa ha combinato la sera prima della partita, perché tutti hanno recuperato. Lui non ha giocato manco tutta la partita, se mi ricordo bene. Eppure è un morto. A questo punto andiamo a mettere Perrone nel suo nuovo ruolo da trequartista. Qua a sinistra ci va Emerson, che può... Ah no, Emerson è stanco, caspita. E allora Emerson non ci può andare. Allora niente, Perrone continuerà a giocare da quel lato, mi sa. E va Volpato chiaramente al centro. Dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, Sassuolo-Bari, partita fondamentale per mantenere il controllo e la leadership di questa Serie A per il nostro Bari. Perrone, che tra l'altro è rimasto al Sassuolo perché ha una valutazione molto alta, in realtà è un giocatore che mi piace veramente tanto. E poi sponda, arriva Scalvini a chiudere. Chedira allarga per il gladiatore Perrone, ancora Chedira, altra palla per Perrone, attenzione a Perrone, stavolta decide di andare al tiro. Massimo decimo meridio Perrone, il gladiatore. Anche stavolta stavo rientrando perché
La palla era sul sinistro come prima per Volpato, ma c'era sempre davanti qualcuno. Ho deciso di tirare lo stesso perché il dribbling non sarebbe andato probabilmente a buon fine. E la palla è passata, credo, veramente vicinissima all'uomo che era davanti, che credo sia Rogerio. Passata veramente attaccata e poi è finita veramente nell'angolo alla sinistra di Russo, che non può nulla. E allora al 24esimo minuto il nostro numero 8, Massimo Perrone, firma l'1-0 per il Bari al Mapei Stadium. Conduce la capolista del campionato di Serie Team. Molto veloce Pedersen, non so chi sia, ma già questo mi fa una buona impressione. Attenzione che c'è Khedira col destro a giro. Stavolta Russo ci mette le manone e riesce a spedire in calcio d'angolo. Adesso spinge il Bari perché vuole il raddoppio. Maiello dentro, Mandragora anticipato, imbucata. C'è Traoré largo, poi arriva a chiudere Muldur, subisce un fallaccio. E rimane a terra Muldur proprio quando l'arbitro fischia la fine del primo tempo. Però è rimasta a terra Muldur, proprio l'ex della partita. Nessun occhio di riguardo da parte dei suoi ex compagni. Si riparte, ragazzi. Muldur non sembra essere infortunato. Almeno non sembra. Adesso vediamolo, verifichiamo direttamente sul campo. Sta di fatto che stiamo giocando una partita, anche questa, parecchio difficile. Oggi non siamo magari in formissima, non facciamo un calcio spumeggiante, quindi c'è da sudarsi i punti sul campo. Che dire, addomestica bene la palla. Adesso serve il gladiatore Perrone. Ancora per Che dire. Che dire a giro! Giù sotto l'incrocio per Ualino Che dire. Russo stavolta quasi si scosta per evitare di essere investito dalla sberla di destro di Ualino Che dire. Azione stavolta perfetta, inizio di secondo tempo perfetto, assist di Perrone, gol e assist per lui. Russo, diciamo che si è buttato a terra, non sapeva dove sarebbe andato il tiro, è stato praticamente spiazzato, anche forse un mezzo fuorigioco passivo perché Cristian Volpato era davanti alla traiettoria del tiro, si è spostato all'ultimo, non so se era in fuorigioco, ma potrebbe aver dato fastidio al portiere, che infatti non l'ha vista proprio partire. Ma si può accendere in qualsiasi momento col suo talento, così come l'illusionista Fagioli. Attenzione alla grande giocata di Khedira. Cross sul secondo palo, finisce per prendere la traversa, addirittura l'ha colpita due volte la traversa. Attenzione alle imbucate del Sassuolo, adesso con Pinamonti, vuole andare al tiro, Scalvini arriva, gliela strappa proprio all'ultimo, Pucino va da Niccolò Fagioli, grande giocata su Traoré, protegge palla e riparte. Attenzione a Fagioli che va in progressione, Sala però lo tiene in velocità, allora deve rientrare, c'è Maiello. Maiello adesso palla per Beautiful Man, prova a dare al dribbling Mendes, grande intervento difensivo. Scheidler malmenato, hanno paura di Scheidler e Torsvert l'ha buttata a terra senza troppi complimenti. Il talismano fa paura. Pucino per Scheidler, ancora malmenato. Ma che gli ha fatto sto poveretto? Ma che gli ha fatto? Ma lasciatemi stare il buon Scheidler. Adesso si libera della palla perché ha paura chiaramente degli avversari. Scheidler, palla dentro! Voleva fare il Rui Costa della situazione. La palla non era nemmeno difficilissima, ma lui ha i piedi quadrati. Finisce qua, 2-0 in casa del Sassuolo per riprendersi dalla batosta in casa contro l'Hellas Verona. Riprendiamo la nostra scia vincente in una partita parecchio tosta, parecchio difficile, giocata tanto effettivamente a centrocampo, in cui però siamo stati cinici nei momenti giusti. Allora ragazzi, anche la dirigenza adesso ci avverte che potremmo perdere Ualino Che dire. Io non so veramente se possiamo fare a meno di lui, sinceramente, perché è un giocatore per noi importantissimo. Magari ad inizio prossimo episodio possiamo fare un ultimo tentativo per rinnovargli il contratto, ma sempre a quelle cifre che gli abbiamo offerto l'altra volta. Magari è diventato un po' più malleabile a trattare, non lo so. E allora ragazzi, siamo al termine di questo episodio, andiamo a vedere la nostra classifica che ci vede in questo momento sopra di due punti. Abbiamo perso il margine che avevamo perché quando, cioè, il Milan ha fatto 2-2, ha vinto contro il Cagliari, poi ha vinto anche contro la Cremonese, mentre noi perdevamo in casa contro il Verona, mannaggia al fatal Verona come sempre.
e quindi ci ha soffiato un paio di punti, anzi tre punti ci ha soffiato. Eravamo a più 5, adesso siamo a più 2, vantaggio comunque che ci può stare, perché non siamo la squadra che può schiacciare tutte le altre in questo campionato, assolutamente, anzi è un miracolo che stiamo lì. La prossima sarà contro l'Inter, e il prossimo episodio è appunto Inter e Fiorentina prima dell'apertura del calciomercato, in cui vedremo un po' cosa fare. Quindi ragazzi, vi invito a farmi sapere come sempre cosa ne pensate voi. Mi raccomando, lasciate un like ed iscrivetevi al canale per supportare il nostro Bari e tutta la serie e tutti i miei contenuti sul canale. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo video. Un saluto a tutti ragazzi, ciao!